è il simbolo della pace, canale di pacificazione, quindi l'olio. Guarisce anche il digiuno, sempre, è sempre lo spirito di Gesù che guarisce. Ha detto Gesù, certi spiriti si cacciano solo con la preghiera, col digiuno. Il digiuno è un aspetto, un segno della rinunzia a se stessi, al peccato. È un segno che Dio è più importante, vale di più del cibo, più della bevanda. Il digiuno fortifica la volontà, purifica il corpo e lo spirito, rende forti nelle tentazioni. Anche le immagini, il rosario, la croce, in quante espressioni, simboli di realtà spirituali superiori, soprattutto se benedetti, possono indurre guarigione, anche perché nell'ambito della guarigione c'è uno stretto legame tra il sensibile, l'intelligibile e lo spirituale. Il sensibile aiuta non solo la comprensione dell'intelligibile, cioè di ciò che è superiore, ma è anche canale, perché una realtà trascendente si comunica all'uomo. E adesso un pensiero di conclusione. Sempre nella luce della fede non possiamo ignorare nel processo di guarigione il contributo dell'uomo sofferente. È importante voler guarire, cioè voler vivere, aderire all'esistenza, dono di Dio, voler contribuire al restauro dell'integrità della creazione, sia pure in un aspetto particolare. Nell'atto creativo ha operato solo Dio. Nella restaurazione c'è posto, oltre che per l'azione divina, anche per la cooperazione, per il contributo delle creature. Infatti nella guarigione si esercita anche un'azione sull'anima, perché questa contribuisca con la sua forza risanatrice a guarire il corpo e a rinnovare lo spirito. Ad esempio la parola di conforto stimola, risveglia, accresce le capacità del soggetto in maniera che siano resi più forti le reazioni positive. Cristo Gesù è venuto ad annunziare e a portare l'amore del Padre, la salvezza, la restaurazione di tutto l'uomo una volta che il peccato ha rotto l'armonia. La guarigione rende presente Gesù salvatore e medico. Abbiamo quindi un aspetto cristologico. Questo Gesù che salva tutto l'uomo, un aspetto antropologico. E qui allora antropologia e cristologia vengono ad incontrarsi. La guarigione rende presente questo Dio, ma un Dio per l'uomo, non un Dio lontano. È segno la guarigione della restaurazione finale di tutto l'uomo in Dio, di tutto il cosmo in Dio. E abbiamo qui un aspetto escatologico. E allora antropologia, cristologia trovano il loro compimento e la loro realizzazione nell'escatologia. Noi siamo in cammino verso cieli nuovi e terra nuova. Cristo con la sua risurrezione è segno della pienezza e totalità di questa restaurazione, la guarigione in anticipo, segno e primizia. Alleluia.